Hell in the Cave, versi danzanti nell'aereo fosco, l'inferno dantesco nel cuore della Valle d'Itria a 70 metri di profondità. La grave delle celebri grotte di Castellana, dagli autoctoni ribattezzata emblematicamente la Bocca dell'Inferno, con le sue stalattiti e stalagmiti naturalmente artistiche, fa da sfondo interattivo alla consolidata rappresentazione aerea sotterranea del primo cantico della Divina Commedia, con giochi di luce, effetti sonori e attrezzature sospese. 60 minuti circa, durante i quali lo spettatore viene trasportato, complici le basse temperature di 16 gradi ed il tasso di umidità del 95%, in una dimensione estranea, avulsa, a tratti spiazzante, rasserenante nel finale. Molteplici le emozioni suscitate dalla performance degli attori ballerini, dall'angoscia delle grida strazianti dei dannati che arrivano persino a sfiorare i viaggiatori dell'abisso bruciante, al romanticismo tragico di Paolo e Francesca, al sollievo dell'apparizione nell'aereo della donna angelicata, per uscire poi a rivedere le stelle. Un tour circoscritto in una delle meraviglie naturali pugliesi, prodotto da Grotte di Castellana SRL, realizzato da Alfa Theater con regia di Enrico Romita, drammaturgia di Giusy Frallonardo, coreografie di Vito Cassano, coreografie aeree di Claudia Cavalli, finanziato da Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Castellana Grotte.